Ragazzi, sono quasi alla foce di un fiume e il mio obiettivo è pescare cavedani oggi, in questa oretta che rimane prima della notte, e li voglio pescare top water, quindi in superficie. Inizio con un VTD da 6 cm, abbastanza generoso. Ho come canna la Molix Predator Hunter, come mulo il Nomura Hiro Alu. Vediamo se ci danno. L'orario è buono per attacchi top water. Questo UTD poi si muove bene in corrente. È della Caperlan. Come vi dico sempre, per me la pesca top water è la pesca più bella che ci sia. Vedere gli attacchi. Eccolo! Infatti! Lo stavo dicendo, non so se si è visto la GoPro. Porca! C'è stato l'attacco. Sono lontano dalla sponda, per questo non mi vedono e attaccano anche a fine lancio. Vediamo. Eccolo, ancora. Ci danno, solo che i cavedani non sono molto precisi nell'attacco top water, quindi l'80% delle volte sbagliano. Che spettacolo comunque. Ci stanno dando. Eccolo, eccolo. Bello. Bello cazzo! Mamma mia! Che cazzo di attacco! Madonna! Top water! Madonna! Frizione tiratissima! VTD esplosione top water! Ciccione! Attaccato su un VTD molto grande! Lui veramente figo. Eccolo, bellissimo pesce, anche vedano sui 40, veramente bello e combattivo. Vai, terzo lancio, primo pesce, vediamo se riesco a prenderne altri. Finora ogni lancio mi ha dato un attacco. L'orario è giusto, prima del tramonto. I pesci si attivano perché d'estate a galla sono apatici durante il giorno. Eccolo, ancora! Non so se si vede dalla GoPro. L'ha fatto saltare in aria. Recupero a colpetti. Attacco. Eccolo, ci ha dato. Madonna, che spettacolo. Eccolo. Sì, questo è più piccolo. Accelerando il recupero. Beh, più piccolo, non lo so. Wow. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che spettacolo, che goduria. Comunque sono panzonissimi. È ripartito. Yeah. Adesso cerchiamo il personal best. Perché l'esca è grande. E ci potrebbe stare un over 50 qua. Poi se panzuto potrebbe diventare veramente personal best. Cavedani, che spettacolo. Io lo preferisco al basso il cavedano, veramente feroce. Eccolo! Sì! Mamma mia!
Mamma mia, che spettacolo! Bello, bello anche lui. Release, grazie per avermi fatto divertire. Ho gli stivali bassi. Ok, la vita tutta qui è buona come buca, però da quello che ho visto oggi mangiavano più in acqua bassa, non so, forse qui non sai come. Eccolo! Eccolo! No, slamato! Due volte ci è andato, eh? Bello questo! Dai, 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 mangia, mangia, mangia! Eccolo! Ci ha dato! Due volte ancora, due volte, non ci ha acchiappato! Secondo me cominciano a vedere poco anche loro! Quanto sono scarsi nell'attaccare. Questo l'ho visto in diretta. Non ci acchiappano più. Eccolo! E dai! Eccolo! No! No! Porca puttana, che bestia quello che era! Non c'è rimasto! L'ho sentito solamente un attimo e poi basta! Cazzo! Questa schetta della Caperlan non è niente male, ve la consiglio. Io ve lo dico sempre che adoro i cavedani, soprattutto per l'attacco che danno, sia topwater sia con qualsiasi esca artificiale, sono davvero divertenti come predatori. Purtroppo, come era prevedibile, hanno sbagliato parecchi attacchi perché non sono molto precisi quando attaccano, quindi alla fine ne ho presi solamente tre, ma gli attacchi sono stati tantissimi. Quest'esca è della Caperlan, poi vi metto il link in descrizione, non mi ricordo come si chiama, è un po' sopradimensionata per i cavedani, anche piccoli VTD più piccoli di questo o piccoli popper vanno alla grande. È una pesca che vi consiglio perché è davvero divertente. Spero che con queste emozioni top water vi siate divertiti e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao! Dog.